Bella cosa, scordate tutto! E meno male che ci siamo
questo lo faccio ogni oggi. Ciao. Vincenzo, scusa, sì. Siccome qua gli uccidisci un principe, no? Ora tu sai perché lui non ci li chiama padre. Vieni, dimmi la verità. Sì. Dimmi perché li chiama padre. Io voglio sapere perché non Bimbo ti chiama padre. Forza! Signor principe, però non dire niente alla buca capra cavaliere. No, no, non però qua, Non voglio sapere che il compagnone è sterminato a mezzo una mia. Mezzo la mia, no? Tutto, abbandonato dei tutti. E io non posso fare passare cagionito che è figlio mio, non posso stare a fare la strada. Ma ci picca picca se via ci è per uscire dell'innuncio per dire animale, carogna, bestia! Bestia! Con quale cuore tu devi mandare il tuo animale in una casa fatta con un servitore? Con quale cuore? Con quale cuore? E se picca picca mi rispugnia, le rapirà tutte le cabine del forno. Giù infame carogna, caroneato. All'anima sua e del quinto di manzo. E a quella di sorta! Perché Bettina, un principe che si rifava da io per la visita di un minuccio? No, se ti chiedeva io sono figlia tua! No, e sbaglio, perché la Bettina è già sta a casa, è una brava nonna, onesta e faticatora. Faticatora, sì. Ho permesso. Prego. E comunque, un sede di un minuccio rimane sempre l'infame furruto. Idro! Idro, sì! Oggi che gusto è questo! Bettina! Luce, ottime! Te prometto a tutta la signora! Te prometto che sto sempre con te! Vai! Ai! Però dimmi quando stare il guagnone! Dimmi di stare il guagnone con il numero un bravo! Sì, lo sento, così io non con una moglie morente, io non capisco proprio il messaggio. Papà, cosa
spalle era il piombo. No, no, fermo, non ce n'è del bisogno, perché mociamo tutti a dar fuori. Esatto, volesse la porta in giornata. E mio fratello principe? Ove? 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 E tu capire? Faccio sapere su
sei venuto a morire proprio qua. Scusate, Marchesino, senti, questo è
comunque mo, scusatemi, scusatemi che devo avvestire il principe. Che ci sono moglie che vuole parlamentare con lui. Se no ancora da lontano, non si sa. Conte adesso, eh? Conte adesso, un attimo. Lei dunque è il signor Bebè. Lei dunque viene spesso in questa casa. Ti proibisco di parlarmi così. Io sono un uomo. Sono tuo padre. E non devo rendere conto a te delle mie azioni. E giusto. Vediamo che cosa ne pensa mia zia, la contessa. No, per carità, Eugenio. Vieni qua. Vieni qua. Vuoi sposare Matilde? Vuoi sposare Matilde? Sì, lo sai. Va bene. Sposa la tua. Oh, Eugenio. Finalmente. Vieni, ti presento effettivamente e ti metto a correndo la situazione. E tu non sei voluto venire e non sei venuta.
organizzato tutto io perché amo troppo la vita. E ora sono pronto a sposarla anche con permesso di mio padre. Come vuoi? Tu, suo padre? Sì, lui è il marchese Ottavio Paletta. Scusa, ma allora perché ti farebbe di chiamare signor Bebè? Per poter venire in anonimo in questa casa, parlare e conoscere Matilde, per vedere se è degna di mio figlio. Ma tu sarà visto una brutta miele che è. Se le cose stanno così, scusate che Dio mi benedica. No, 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 no. Ma senti, benedici pure lui, visto che io amo la contessina, la contessina della famiglia. Ma quale contessina e contessina? Ma insomma, benedici, mi scioreggio questa qua. La temaglia è la temaglia. La temaglia è la figlia mia, figlia mia. Accidando e